Trend Italia 2014, siamo allo stand di Caffè Moreno e siamo davanti a Elisabetta Gregoraci che ci guarda con uno sguardo affascinato perché le piace il vostro caffè. Claudio Percuoco è l'amministratore di Caffè Moreno, ovviamente era giusto un gioco per andare ad annunciare te che stai facendo crescere l'azienda in modo davvero significativo. Claudio, tu non sei un volto nuovo per gli amici di VendingTV.it perché hai già fatto il tuo esordio nella scorsa edizione di Venditalia, la 2012. Saluta pure tutti quelli che ci stanno guardando. Grazie, saluto tutti. Sicuramente anche questa edizione ci ha dato buona visibilità. E stiamo raccogliendo i frutti di 50 anni di attività e quindi cresciamo sempre in modo costante. È stata un'ottima edizione che ci ha visto veramente essere di nuovo protagonisti. Vediamo che molte aziende man mano vanno via e altre ne compaiono. Noi ci possiamo vantare di essere presenti dal 1995, quindi una presenza costante e continua in questi 20 anni che hanno fatto sì che nel mondo vending siamo un'ottima realtà. A Napoli, in Campania, in parte del meridione e ora anche in parte del centro-nord, il marchio Caffè Moreno è sempre più visto, assaggiato, consumato, gradito. Claudio, noi ci conosciamo da un po' di anni e non dirlo con quello sguardo rassegnato perché poi noi ci conosciamo da un po' di anni e gran parte del merito è di papà Fernando che ha posto le basi 50 anni fa per andare a realizzare un lavoro fatto di grande professionalità e di grande qualità, vuoi nella produzione, vuoi nel prodotto finito che viene poi venduto a bar, nel settore vending, nel settore horeca, nel settore retail e così via. Non vado a chiederti qual è il segreto del successo perché non me lo dirai mai, i segreti sono segreti, ma nel frattempo siamo alla seconda generazione e fra poco si passerà probabilmente anche alla terza, che preme, dice papà fatti più in là. Ecco, quanta soddisfazione c'è da parte tua nell'andare a raccogliere da una parte un po' di grandi sacrifici familiari, perché la vostra, come il 99% dei casi, soprattutto in questo settore, è un'azienda familiare. Ma è un segreto, lo possiamo tranquillamente dire, ce ne possiamo vantare, che è l'umiltà. Questo ci ha insegnato mio padre, cerchiamo ora noi di insegnare, io e i miei tre fratelli che sono in azienda, ai nostri figli. Perché questo ha fatto sì che la nostra azienda è una famiglia, dai collaboratori ai nostri venditori, dall'addetta alle pulizie fino al nostro responsabile commerciale e soprattutto i nostri distributori e clienti, perché veramente mettiamo la faccia in tutte le cose che facciamo, quindi dal rapporto, ripeto, con i dipendenti, con i collaboratori, con i clienti, e questo ci premia, perché oggi non siamo l'azienda che vuole fare grossi numeri, ma vogliamo fare soprattutto qualità, che soprattutto nel settore vending è un po' più difficile perché chiaramente i grossi gruppi tendono a comprare sempre a prezzi più bassi e quindi è difficile crearsi troppi spazi quando poi c'è richiesta di prezzi sempre più bassi. Però questo ha fatto sì che chi sta con noi preme per avere sempre più qualità e quindi questo ci dà grosse soddisfazioni. Soddisfazioni che poi scaturiscono in vendite a nuovi clienti, o meglio a nuovi contatti che poi diventano contratti grazie alle fiere, a tutto ciò che è cross-selling legato a queste manifestazioni. Claudio, voi siete al 50° anniversario e quindi ormai avete una storia davvero solida in questo settore. Cosa c'è nel futuro di Caffè Moreno? Caffè Moreno, ripeto, tende sempre a crescere, quindi come hanno l'ambizione molte aziende. Nuovi progetti? Ma nuovi progetti. Il discorso è che oggi si stanno aprendo molti mercati esteri, che anche questa fiera, forse i primi due giorni, il terzo e il quarto un po' di meno, ma abbiamo avuto molti visitatori stranieri. Oggi l'espressione del caffè, appunto del vero espresso che viene fatto soprattutto nelle nostre zone, fa sì che il caffè è sempre più conosciuto nel mondo e quindi sicuramente i progetti sono di fare sempre più fiere all'estero. Abbiamo fatto, grazie proprio a Venditalia, un anno e mezzo fa una fiera in Cina dove si è fatto aprire un nuovo mercato che
ai più era sconosciuto, e quindi sicuramente il mercato estero è un mercato che non bisogna sottovalutare, confermandosi in Italia, dove chiaramente abbiamo ancora molti margini di crescita. Nel centro nord Italia sicuramente stiamo espandendosi in questi anni di più, ultimamente diciamo, però è l'estero che sicuramente dobbiamo andare ad approfondire sempre di più, chiaramente facendo manifestazioni tipo queste di Venditalia, e qui dobbiamo rafforzarci, perché il Made in Italy, soprattutto nell'espresso, nel caffè, è un qualcosa che è di unico, e quindi non dobbiamo farcelo sfuggire, noi tutte aziende italiane, a dispetto di multinazionali che oggi tipo Starbucks vanno a penetrare un mercato che è sempre stato appannaggio di noi italiani. Amici, oggi a Venning TV un'altra eccellenza tutta italiana, posso dire anche con orgoglio tutta napoletana, dove il caffè è un culto, diciamolo Claudio. E allora questa eccellenza, che quest'anno compie il suo 50° anniversario, è un'eccellenza che in tanti all'estero ci invidiano. E allora Claudio, io faccio in modo da chiudere offrendoti un prodotto buonissimo fatto da un'altra eccellenza italiana, i buoni di Sicilia, un dolcetto di mandorla al limone che posso garantirti è davvero una delizia. Accoppialo poi con un buon caffè moreno che è davvero giusto. Saluta pure gli amici di VenningTV.it. Alla prossima edizione, che pare che si faccia appunto l'anno prossimo in concomitanza di Expo, e quindi vi aspettiamo nel 2015. Te lo confermo, perché è, diciamo, un po' il suggerimento che avevamo dato noi al presidente della Confida un mese e mezzo fa, lui ne ha preso atto e una settimana dopo ha chiamato in redazione dicendoci grazie per il suggerimento, l'ho accolto e ho realizzato questo accordo proprio con Tutto Food per Expo 2015. Voi ci sarete, noi ci saremo, ma noi nel frattempo continuiamo, perché non abbiamo ancora terminato. Fabio Russo per VenningTV.it, qui al Venditalia 2014, insieme a Claudio Percuoco, amministratore di Caffè Moreno. Saluti a tutti, arrivederci.